Non so perché tutto è cominciato. Non mi sono mai dato nessuna risposta. Se conoscessi le vere ragioni, le ragioni reali per cui tutto è cominciato, prima ancora che cominciasse, non avrei probabilmente fatto nulla di tutto questo. Sì, ho dei rimorsi, ma non sono sicuro io stesso che siano profondi quanto dovrebbero. Anzi, mi sono sempre domandato perché ho l'impressione di non sentire più nulla. Bentornati, amici di questo teatro, in un nuovissimo video del teatro dei gialli di Matte. Questo killer doveva essere fermato subito, da parte dei ruriti investigatori, ma direi di ora di iniziare. Ciao belli de casa, sono Matte e benvenuti in un nuovo episodio dei gialli di Matte. Voi ovviamente direte perché sto tanto portando avanti la figura dei gialli di Matte. Beh, perché soprattutto sto portando avanti altri progetti. Ma ora godetevi tanto molti misteri che sto portando sul canale. Quest'oggi sto per raccontare una storia di un killer che ancora un mistero c'è dietro. Molti non hanno capito la sua psiche. Sto parlando di Jeffrey Lionel Dahmer. Un killer che tra il 78 e il 1990 ha fatto un'intera strage, ha ucciso 17 persone. Tutt'oggi non si conosce ancora la psiche che aveva Dahmer. Ma ora direi di iniziare immediatamente su chi è Jeffrey Dahmer. Ma partiamo dall'inizio. Prima di iniziare questo video, ci tenevo a ricordare che in descrizione troverete la mia intera playlist con tutti i misteri che abbiamo trattato. E soprattutto potete iscrivervi al canale cliccando la campanellina e lasciando like a questo video. Ma ora incominciamo subito. Siamo nel 22 luglio del 1991. Milwaukee. Una giornata molto afosa. Dentro un centro commerciale si aggira un uomo. Il suo nome è Jeffrey Lionel Dahmer, o anche chiamato Jeffrey Dahmer. Ha appena mangiato una pizza e bevuto qualche birra. Mi vengono i brividi soprattutto perché una cosa del genere è davvero inusuale che sia accaduta. Lui sta tornando a casa, tutto sereno e tranquillo. A un certo punto vede tre ragazzi di colore, ma uno aveva già visto, aveva già scambiato delle parole con lui. Quando vede i tre ragazzi, Dahmer dice che si sta annoiando e lui dice: ho $300 per chi vuole farmi compagnia. Uno dei tre si fa tentare dalla proposta di Dahmer. Uno dei ragazzi ovviamente accetta. Il suo nome è Tracy Edwards. Prendono un taxi, ma Dahmer dice di portarlo non all'Ambassador Hotel, dove, mentendo, diceva di abitare, ma andava sulla 25esima strada. Non lì, in periferia. È lì che abita Dahmer. Questa è la casa Dahmer, un ambiente ordinato. Ma c'è qualcosa di strano. C'è un odore nauseante. E voi direte: ma che odore si tratta? Un odore strano, di muffa, sembra. Sul pavimento di casa Dahmer ci sono molti scatoloni contenenti dell'acido muriatico.
ovviamente, Dahmer dice a Tracy Edwards che usa l'acido per pulire i pavimenti, cioè per pulire, in poche parole. Tracy Edwards ovviamente è già pentito di questa cosa, perché non si sente a suo agio con Dahmer. Ma lui cerca di stare tranquillo. Tracy cerca di stare tranquillo. A un certo punto, Tracy dice a Dahmer se poteva prendere una birra. Dahmer dice che poteva prenderla volentieri dentro il frigorifero, ma mentre lui gli dà le spalle e lui cerca di prendere la bibita, Dahmer a un certo punto lo ammanetta. Tracy Edwards è ovviamente spaventato, chiede spiegazioni, ma Dahmer dice che lui sta scherzando, dice che le chiavi delle manette sono in camera da letto. Edwards è spaventato, si comporta con leggerezza con Dahmer perché si accorge che nella mano di Dahmer contiene un coltello. Questa è la cosa che fa più inquietare. Ma soprattutto Edwards si guarda attorno e vede che effettivamente ci sono dei poster con degli uomini nudi e un barile blu. Mi ha ordinato di stendermi a terra, faccia in giù, e di mettere le mani dietro la schiena. Poi è cambiato, è diventato ancora più aggressivo. Il ragazzo dice che si farà fotografare, ma ad una condizione. Cioè, dice, vabbè, scusate, Edwards dice che lui faceva quello che gli ordinava Dahmer. Ma ad una condizione, di mettere via il coltello. Poi Edwards promette a Dahmer che andrà in bagno e si spoglierà. Per fargli vedere che evidentemente sta dicendo la verità, si toglie la camicia, si spoglia la camicia, cioè si spoglia completamente la parte superiore. E questa è un'altra testimonianza da parte della vittima, cioè Tracy Edwards. Sentite. Ha detto che se non facevo quello che mi diceva, mi uccideva. Vabbè, non so se l'avete sentito, comunque ha detto: se non facevo quello che gli dicevo, mi uccideva. Ma ad un certo punto succede qualcosa di inaspettato. Dahmer si calma, si comincia a tranquillizzare, è più calmo, tranquillo. Con voce calma e molto tranquilla, chiede a Edwards di coricarsi sul letto e si appoggia, e lui e Dahmer appoggia la testa sul suo petto. Poi si è steso di traverso su di me e ha appoggiato la testa sul mio petto. Mentre ascoltava i battiti del mio cuore, mi ha detto che lo avrebbe mangiato. Dahmer ora è rilassato, quasi in trance, ma succede una cosa inaspettata. Ad un tratto ha smesso di prestarmi attenzione. Ha iniziato a canticchiare, dondolando avanti e indietro. Ho detto che dovevo andare in bagno e lui non mi ha seguito. In un attimo mi sono alzato, l'ho colpito e sono fuggito. Edwards sta per uscire dall'appartamento quando da dietro Dahmer lo prende per una mano e lo cerca di tirare indietro e lo cerca di prendere. Lui cerca di correre, di divincolarsi. Corre verso la strada ed è completamente buio, cioè non si vede niente. Sono le 23 di notte. Edwards a un certo punto vede una macchina della polizia. Da lì, per Tracy Edwards fu come un miracolo, fu come una specie di luce verso la vittoria. E infatti Edwards disse agli agenti che gli togliessero le manette.
I tre vanno verso casa di Dahmer. Dahmer li fa tranquillamente entrare, come se nulla fosse. Che lui voleva anche dare una mano alla polizia. Disse che lui stava lavorando come impiegato alla fabbrica di cioccolato, di cioccolata, scusate, alla fabbrica di cioccolata verso l'ambasciatoria. Dahmer ovviamente riconosce di aver messo le manette a Tracy Edwards, ma non dice il perché, cioè non si sa spiegare il perché, cioè non sa neanche lui perché l'ha fatto. I poliziotti, scusate, c'è un mio poliziotto. Dahmer dice che le chiavi delle manette sono in camera da letto. Uno dei due poliziotti va. Uno dei due poliziotti va l'altro poliziotto nota il coltello, il grosso coltello che aveva Dahmer sotto il letto. E trovarono anche le foto di Polaroid di uomini nudi, e anche in mezzo a quelle cose c'erano anche foto di cadaveri smaciullati. E notano che quelle foto sono state scattate nella stessa casa. Guarda con scruta bene cosa fanno gli agenti. Ma a un certo punto uno dei due agenti apre il frigorifero e fa una scoperta terrificante e inquietante, aggiungerei. Dentro il frigo c'è una scatola con dentro la testa mozzata di un ragazzo di colore. Qui si interrompe la carriera da killer di Jeffrey Dahmer. Da qui finisce ovviamente, ve l'ho detto, la carriera da serial killer di Jeffrey Dahmer. In casa sua trovano altre cose. Scheletri di uomini, scheletri di uma, scheletri umani e altre cose molto terrificanti che io non aggiungerei altro perché sono sicuro che mi fanno crollare il video, ma io ve lo dico lo stesso perché cercherò di censurare. Trovano capi umani, corpi umani e soprattutto scheletri umani. E non aggiungo altro perché potrebbe essere davvero macabra come cosa. Cioè, già è macabro sapere che questo ragazzo ha fatto davvero tante stragi ed è difficile crederlo. Ora, Dahmer in questo periodo ha sinceramente superato la linea d'ombra. E un uomo del genere, anzi, non si sa neanche ora il perché. Voi sapete ovviamente che è uscita la serie di Jeffrey Dahmer, il cannibale di Milwaukee, e da qui lui verrà chiamato il cannibale di Milwaukee, anche chiamato il mostro di Milwaukee. Ora, è da poco passata la mezzanotte. Siamo a Oxford. Di preciso non so dove, ma comunque lì. È un complesso condominiale che abitano persone di colore nero e anche, soprattutto, asiatici. Dahmer è uno dei pochi bianchi che ci sono. 22 luglio del 1991. Entra la polizia scientifica, ovvero RIS, entra e trova indubbiamente cose molto spaventose. Trovano varie cose davvero spaventose, che ora vi vado a elencare.
C'è un odore nauseante, pieno completamente, che viene solo a vomitare il pensiero. Ci sono lattine di birra sparse ovunque e riviste pornografiche, scusate, sparse ovunque. Il frigorifero verrà sequestrato e dentro c'è una testa umana. E ci sono anche tre sacchetti di plastica dentro il congelatore, in cui ci sono tre cuori umani. E anche e soprattutto pezzi di muscolo. Ma anche nel congelatore a tre piani ci sono altre tre teste umane. Anche un torso umano. Io ve lo sto dicendo con disgusto perché è una cosa che fa venire il vomito. Tra l'altro, piccola premessa comunque prima di continuare. Non guardate questo video se state mangiando, perché vi verrà da vomitare. Quindi, andiamo avanti. Trovano altre cose all'interno dell'appartamento di Dahmer. Trovano soprattutto dei prodotti chimici strani. Trova soprattutto teschi sbiancati e una pentola d'acciaio che all'interno contiene resti umani. Il letto è sporco di sangue. E in camera sua ci sono due teschi colorati di grigio. C'ho i brividi. Allora, e anche e soprattutto nella sua stanza viene adorato uno scheletro intero di un umano. Poi nel comò vengono trovati 64 fotografie di Polaroid di uomini nudi e cadaveri. E anche immagini macabre, particolari, molto macabre, che non vi sto a dire perché mi fanno crollare il video. Vi ricordate quel barile blu che vi ho detto all'inizio? Quel barile blu contiene una macabra scoperta, ovvero tre torsi sciolti nell'acido. In vario stato di decomposizione. E viene riconosciuto la vittima. Scusate, devo rivedere la vittima. Oliver Lacy, 24 anni. È la sua testa, quella che c'era nel frigorifero. Ma non solo quello, anche il cuore e il torso che c'è all'interno del freezer. Ma ci sono altri oggetti che fanno paura. Una siringa con ago. Scusate, specifico. Ago ipodermico, dei guanti, scatole di soda sbiancante, un trapano, martelli e anche seghe. Qui Jeffrey Dahmer è un uomo senza pace, senza che si ferma. Dahmer è come posso dire, è un uomo che non si ferma. Ma a parte quello, è diventato un cannibale. E lui narcotizza le sue vittime e mette il sonnifero nel
nelle bibite, nelle bevande. Poi asessore dei cadaveri. Non so che dire. Scusate, raga, scusate. Scusate, ma io devo cercare di spiegare al meglio senza impicciarmi. Ma è quello che sto cercando di fare. Ma i discorsi sono così tanto macabri e le spiegazioni sono così tanto macabre che a me viene l'inquietudine. Scusate, mo mi riprendo. Comunque, dopo scatta le foto, dopo anche l'interazione. Poi le strangola con le mani oppure anche un laccetto di cuoio. Poi le fa a pezzi nella vasca da bagno. Le fa a pezzi e le bollisce i pezzi per evitare la decomposizione. Poi, se voleva tenere delle parti, le teneva con sé, le sbiancava, le tagliava e dipingeva con una vernice colore grigio. Ora vi farò sentire una sua spiegazione, sì, perché hanno intervistato Jeffrey Dahmer. Sentite lui cosa ha detto. Ho conservato la testa mummificata e le ossa di una vittima in una valigetta nascosta nel mio armadietto in fabbrica. Le mie pulsioni erano talmente forti da spingermi a conservare parti di loro. Raga, io vi giuro che un uomo che fa una cosa di questo tipo e ne parla lucidamente. Io credo che non venga chiamato uomo, perché raga, io vi giuro che dalle sue parole, ok, ha rimorso, perché lo ha avuto, lo ha detto, ho avuto rimorso, ma ragazzi, io ho i brividi, veramente ho i brividi fino qua, rendetevi conto. Poi, se non vuole, se si stufa di conservare i pezzi delle vittime, allora fa una cosa molto intelligente. Fa taglia le parti e poi con una mazza da baseball spacca le ossa. Beh, la vittima di Dahmer la uccide quando lui non aveva neanche compiuto 18 anni. Rendetevi conto, ragazzi. Un ragazzo della mia età, perché al tempo lui aveva 17 anni, che fa una cosa del genere. Noi sappiamo tutti, ovviamente, che questa cosa l'abbiamo vista anche dalla serie Netflix di Dahmer. Vi metterò un pezzo. Faccio l'autostop. A che ora devi essere lì? Inizio alle 7:30. Facciamo così. Io stavo tornando a casa per scolarmi qualche birra. Perché non vieni con me? Ma soprattutto quello che ha interpretato Dahmer, ovvero Evan Peters, è stato veramente bravo a imitarlo. Ma che dico imitarlo? L'ha fatto comunque bene. E ripeto, Dahmer, lo sappiamo tutti, era segretamente omosessuale, perché comunque perché mai inviterebbe degli uomini e avrebbe ucciso tutti gli uomini? Perché nel suo catalogo delle vittime non c'è neanche una donna, sono tutti semplicemente uomini. Siamo nel 1978. Dahmer è da giorni ormai
che è chiuso nella sua casa. È stanco, ma è anche perso nei suoi pensieri malsani. Malsani, io aggiungerei fantasie erotiche e molto spinte. Non aggiungo altro perché potrebbe essere che stavolta mi tirano giù il video, quindi lasciamo perdere. Questo è il momento in cui lui adesca la sua prima vittima, Steven X. Lo incontra davanti all'incrocio, alla strada praticamente. Incontra una strada, un autostoppista praticamente. E un bel ragazzo comunque, in jeans e con una camicia. Dahmer indubbiamente fece una co cosa. Accettò il suo passaggio. Steven X salì in macchina. È praticamente la scena che abbiamo visto prima, solo che il ragazzo è di colore scuro, mentre il ragazzo che abbiamo visto è di colore bianco, l'attore che interpreta Steven X. Quando arriva una casa, si fa tentare dalla proposta di Dahmer, cioè qualche birra e uno spinello. Soprattutto dall'erba. X dice, dalla marijuana, dice che lui preferisce qualche birra, insomma, in poche parole. Da quel momento Dahmer vorrebbe avvicinarsi, toccarlo. Ma aveva paura della sua reazione, perché sapevamo tutti che è segretamente omosessuale. Dopo una birra dietro l'altra, Dahmer è completamente ubriaco e invasato dalle sue fantasie strane, che ovviamente sappiamo tutti. Lui ovviamente non voleva, come posso dire, non voleva farlo fuggire, perché lui sapeva di essere segretamente omosessuale e non voleva farlo fuggire. Ma ad un certo punto Steven X dice che lui se ne va, se ne deve andare. Allora Dahmer, per tutta risposta, scende in cantina, prende un manubrio degli... Prende un manubrio di quelli per i pesi, comunque per fare, non mi ricordo come si chiama, per alzare, no? I manubri quelli da palestra. E dopo colpisce X con il manubrio. Dopo aver fatto questo, strangola e uccide Steven X. Dopo averlo strangolato e averlo ucciso, lo spoglia con cura e lo porta di fuori. Lo nasconde in un intercapedine tra il giardino e la casa. Mi va proprio. Non so perché mi viene da ridere, scusate. Scusate perché mi viene da ridere, ma mi viene da ridere per il fatto che Dahmer è stato stupido certe volte. È stato stupido certe volte, non ha capito comunque che stava facendo un errore. Però comunque la psiche umana ci fa riflettere veramente per quanto sia pazza la gente. Dahmer è stato perché non capiva quello che faceva, perché non era lucido. Dopo fatto questo, taglia via le braccia e le gambe del corpo. Soprattutto, avete capito? Avete capito? Non serve che ve lo spieghi. Taglia via le braccia e le gambe di X e poi fa, capito, no? Fa quelle cose. Ecco, non posso dirvi altro. Poi taglia la testa di X
Mette tutti i resti di Steven Hicks in due sacchi neri e li porta con sé nella sua macchina. Alle 3 del mattino decise di portare. Decide di portare i resti di Steven Hicks dentro e decise di buttarli giù in un burrone per liberarsi delle prove. Percorrendo sono le 3 di notte e lui è confuso in macchina. Lui è confuso, non sa quello che ha fatto, perché in effetti, raga, non ha ragionato quello che faceva. Poi un'autopattuglia raggiunge e ferma l'auto di Dahmer. Ovviamente la polizia gli chiede una spiegazione per l'odore che emanano. Dahmer si difende e dice: è spazzatura. Dice: è spazzatura. Dice che li sta portando alla discarica. E lui dice che. E loro ovviamente gli chiedono: ma perché a questo orario? E lui gli dice che i suoi genitori stavano divorziando e lui non riusciva a dormire per il pensiero. E i poliziotti, sapete cosa fanno? Gli danno ragione. Quindi lo multano solo per guida pericolosa e nient'altro. Fatto il gesto, buttò gli altri resti di Steven Hicks nel lago. E buttò anche le prove di come ha ucciso X. Dahmer uccide per esattamente 17 volte. Un record che comunque si sono arrivati anche i serial killer italiani. Noi abbiamo visto per esempio Donato Bilancia, che è un killer che ha ucciso 17 persone per passare il tempo. Dahmer non uccideva per tempo, per passare il tempo. Uccideva per soddisfare le sue immagini sessuali, se si può dire. Ma ora vi ricapitolo esattamente i nomi delle vittime che ha ucciso. Sentite. Non sono riuscito comunque a trovare tutti i nomi, però comunque ora state guardando tutte le foto. Non sono riuscito comunque a trovare tutti i nomi perché comunque avevo preparato un video con tutti i nomi delle vittime, ma purtroppo non l'ho trovato. Ma purtroppo non l'ho trovato. Ora cercherò comunque di ricapitolarle. Le vittime di Dahmer sono state tutte uccise, strangolate, fatte a pezzi. Accettate nel senso prese a colpi d'ascia e soprattutto anche sevigliate, anche narcotizzate. Ora arriviamo a un punto che questa situazione è strana, perché arriva un'altra vittima di Dahmer che c'è anche nel film, cioè nella serie Dahmer su Netflix. Ovvero il ragazzo di origini asiatiche, che ora vi sto per dire il nome. Lui stava mangiando verso il centro commerciale Grand Avenue, dove stava mangiando una pizza. Dopo il ritorno a casa, trovò questo ragazzo di origini asiatiche si chiamava Konerak Sintason Phon. Verso il viaggio, Dahmer gli chiede se voleva guadagnare 50 dollari posando per delle foto. Lui accettò. Konerak Sintason Phon, credo di averlo pronunciato bene, è la tredicesima vittima di Jeffrey Dahmer. Dopo averselo portato a casa, gli inietta una siringa di acido muriatico nel cervello. Sentite cosa dice Dahmer. Era solo un'ossessione, poi ho cercato di tenere in vita una persona
trasformandola in zombie. By injecting first dilute acid. Gli iniettavo acido e acqua calda. Hot water. Ma non ha funzionato. Never did completely work. Vuole creare uno zombie. Uno schiavo che praticamente lo tiene, cioè fa tutto quello che vuole lui. Rendetevi conto, ragazzi, rendetevi conto. Ma rendetevi conto, raga, ma rendetevi conto. Questo voleva creare uno zombie iniettandomi dell'acido muriatico nel cervello. Dahmer se ne va per un momento, ma Konerek è completamente svenuto. Ma dopo pochi minuti Konerek senta son phone, si risveglia, è frastornato. A un certo punto tre donne di colore scuro lo aiutano. Dahmer lo ritrova lì, in un angolo dove ci sono quelle ragazze. Lui gli dice che si prenderà cura del suo amico. Ma a un certo punto arrivò anche un'autopattuglia della polizia. E chiederono ovviamente delle spiegazioni perché il ragazzo perdesse sangue. Dahmer disse che lui era il suo fidanzato ed erano una coppia. C'è anche la scena del film. Guardate. Signore, è il mio fidanzato. Oh, fidanzato? È uscito dal suo appartamento, parlava a Vanvera, non aveva i vestiti e lui non ne sa niente. Come si chiama, signore? Jeff Dahmer. Conosce questo ragazzo? Ma guardate, lo sanguina! È ubriaco, è caduto. Perde sangue dalla testa! Ehi, la smetta, ci lasci lavorare. Ok. Ubriaco, non riuscirà a rispondervi. Ha 19 anni. È il mio fidanzato. Posso riportarlo in casa, agenti? Fa freddo tutto questo. È molto imbarazzante. Quindi, dopo quello che è successo a Conner, gli agenti danno ragione a Dan. E lo portano a casa di Dahmer. Quindi Konerak Sintason Phone cerca di resistere ai poliziotti che lo stanno portando dritta nella bocca del suo killer. Ma per essere chiari, c'è un qualcosa che non quadra. Non abbiamo detto come è diventato così Dahmer. Perché è diventato il serial killer che noi tutt'oggi conosciamo? Guardiamo. Siamo nel 1960 e nasce Jeffrey Lionel Dahmer dai coniugi Dahmer, ovvero il padre Lionel Dahmer e la madre, non mi ricordo, scusate, faccio un attimo di ricerca. La mamma si chiamava Joyce Lane Annette. Credo di averla pronunciata bene. Dahmer comunque non ha avuto un'infanzia bella, perché i suoi genitori continuavano a litigare. Ma il padre di Jeff, ovvero Lionel, aveva un rapporto molto speciale con il figlio. Si poteva notare dal film, si poteva notare dalla serie TV. Lionel Dahmer era legatissimo a suo figlio. Come vedete anche dal film, abbraccia, stritola il figlio quando è andato in carcere e piange davvero tanto quando riconosce la salma del figlio. Ma questo andremo più avanti, capiremo più alla fine che cosa è successo. No abuse. Non ho mai subito violenza fisica o verbale, la mia è stata un'infanzia normale. Raccontò di un fatto che gli capitò quando frequentava le superiori e che potrebbe aver avuto una qualche influenza su di lui. Durante una visita di gruppo al Museo di Storia Naturale, si trovò davanti a una vetrina contenente quello che veniva definito sezioni coronali del corpo umano.
Si tratta di una cosa che qualsiasi studente di anatomia è tenuto a studiare. Ma su di lui quella visione ebbe un effetto sconvolgente. Rimase indietro a guardare quelle fette di corpo umano mentre il resto del gruppo continuava il giro. Quella vista lo affascinava. Credo che quello sia stato un momento molto significativo per lui. Insomma, Dahmer già da ragazzo incomincia già ad avere i problemi con l'alcol, con la droga. Dahmer è uno che comunque comincia ad avere i primi problemi con l'alcol. E già da piccolo, se avete sentito, dallo psichiatra forense, ovvero lo psichiatra di Dahmer, disse che lui aveva già un interesse carnale verso le sezioni di carne. Quindi era già interessato già da ragazzo a queste cose. Dahmer comunque scopre la sua omosessualità già da ragazzo a 20 anni. A 16 anni in realtà, comunque all'età comunque in cui diventi un adolescente, sai già di scoprire la tua omosessualità. Dahmer infatti la scopre dopo comunque i 15 anni, i 16 anni, comunque comincia a sapere che lui era un omosessuale. Ed ecco il perché lui utilizzava foto di donne, di uomini nudi. Ecco perché lui aveva le foto di uomini nudi. Perché lui era già omosessuale fin dall'inizio. Ora abbiamo anche la spiegazione di uno psichiatra molto famoso d'Italia, ovvero Romolo Rossi, che parla della mentalità che aveva Dahmer, ma soprattutto parla della mentalità incerto di umanità. Poi ascoltate, sentite. Credo che devianze sessuali, come le possiamo chiamare, e alcolismo, che nel caso di Dahmer andavano assieme, non siano cose separate, sono la stessa cosa. Sono tutte e due l'espressione di una profonda inquietudine, di una profonda infelicità. Io credo che ci sia anche da aggiungere una cosa. Probabilmente Dahmer beveva, come spesso succede, per curarsi. Per curare la propria angoscia, la propria ansia, la propria tensione, usava l'alcol come sedativo perché qualcosa dentro di lui contrastava questa sua tendenza all'azione distruttiva, all'azione omicida. E per sedare questo elemento di contrasto, per sedare questa angoscia, che era un'angoscia salutare, se l'avesse lasciata stare sarebbe stato meglio, ma per sedare e aiutarsi nella sua attività beveva. Si curava con l'alcol. Ero alla deriva e sono arrivato al cannibalismo, a mangiare il cuore. Sì, il cuore. Era un modo per sentire l'altro come una parte di me. Insomma, un uomo da niente comunque. Dahmer usava l'alcol come cura. Cioè, come una droga praticamente. Usava l'alcol come cura dalla depressione. Dahmer comunque non aveva amici, non aveva un minimo di amici, era sempre timido. Da bambino, il padre di Dahmer, tutt'oggi vivo, 86enne, Lionel Dahmer, dice che da piccolo Jeffrey non è mai stato così cattivo. Dice che in realtà da piccolo lui era un bambino adorabile, un bambino che aveva la voglia da vivere. Perché si è trasformato nel cannibale di Milwaukee che tutti conoscono tuttora? Perché tutt'oggi è diventato quel mostro che noi conosciamo tutt'oggi? Perché? Perché è diventato così? Ogni giorno davanti a casa Dahmer arriva. Certe volte passa un ragazzo che fa jogging. Dahmer ogni volta si affaccia, lo osserva, lo anche desidera, perché è quello che vuole. Vuole soprattutto trovarsi la sua metà. Cioè, più che sua metà, vuole trovarsi il suo ragazzo comunque. Vuole trovarsi il suo vero boyfriend. Un
cannibalismo simbolico. Quando incontriamo una persona che ci piace e che può essere il nostro maestro, no? Che da cui potremo, che vorremmo essere come lui, in qualche modo mentalmente infiliamo dentro le parti di lui, addirittura il suo modo di parlare, no? Se il mio maestro ammirato diceva a mio modo di vedere, si vedranno tutti gli allievi che usano la stessa allocuzione, dicono tutti a mio modo di vedere, hanno infilato dentro, incorporato un pezzo. Questo è l'aspetto, diciamo, sociale, il primo, e questo psicologico. Il cannibalismo psicopatologico è un altro discorso, comporta il piacere particolare del cibarsi, è rarissimo, è una cosa che si vede assai di rado, ma ha la stessa origine di quello dei popoli primitivi. I medici che lo interrogano dicono che Dahmer non è un serial killer come gli altri, dicono che Dahmer soffre di diversi disturbi della personalità, ma soprattutto dicono che soffre veramente di disturbi molto strani. Dopo si apre il processo al cannibale di Milwaukee, sto parlando di Dahmer, con pietore di 17 omicidi. La rabbia dei parenti delle vittime è veramente oscura. Ora vi faccio vedere un pezzo della serie di Netflix che vedete ovviamente questa ragazza, perché nella serie di Netflix Dahmer, il mostro di Milwaukee, è la stessa identica scena. Guardate. Sì. Certo. Comunque sia il tuo nome, Satana. Sono arrabbiata. È così che ti comporti quando sei fuori controllo. Ora non voglio che mia madre sia costretta a rivivere tutto questo. Mai, Jeffrey! Jeffrey, io ti odio! Pezzo di merda! Io ti odio! Sono fuori controllo! Non farmi incazzare, Jeffrey! Ti ammazzo, cazzo! Guardami! Guardami, bastardo! Esatto. La scena è identica. Ma a parte la scena, Dahmer è lì completamente è completamente inerme, cioè è così, tipo spensierato, ovviamente pentito, perché lui ha avuto un minimo di rimorso nei confronti delle vittime. Infatti è quello che speravamo, perché un killer così la prigione se la merita. Ma non auguriamo mai la morte a qualcuno. Uno come Jeffrey Dahmer è stato davvero un killer molto strano. È molto, molto, è stato molto mostro a fare queste cose, ma la sua psiche gli ha fatto giocare dei brutti scherzi. Siamo quasi giunti alla fine. Sentite la confessione, o comunque quello che dice Dahmer al processo di suo, ovvero al suo processo praticamente. Sentite. Mita, non ho mai cercato di essere liberato. Francamente volevo la morte per me stesso. Voglio dire al mondo che non l'ho fatto per odio. Non ho mai odiato nessuno. Sapevo di essere malato, cattivo o entrambe le cose. Adesso credo d'essere veramente malato. Il dottore mi ha parlato della mia malattia e di quanto male ho causato. Ho fatto del mio meglio per fare ammenda dopo il mio arresto, ma non importa. Non posso eliminare così il terribile male che ho causato. Vi ringrazio, vostro onore. Sono pronto per la vostra sentenza. Primo capo d'accusa, la corte stabilisce l'ergastolo più altri 10 anni per l'aggravante della continuazione. Secondo capo d'accusa, l'ergastolo più 10 anni dallo scadere della prima pena. Terzo capo d'accusa,
Ma ergastolo, io credo che nessuno tragga beneficio dal fatto di sommare un ergastolo all'altro. Tuttavia, volevo spiegare che la sentenza è stata strutturata in modo tale che l'imputato non sarà mai più libero. Nel 1990 Jeffrey Dahmer viene dichiarato colpevole di 15 dei 17 omicidi, tra cui molti capi di accusa, ovvero di dipendio di cadavere e tante altre cose. Viene condannato a 15 ergastoli e soprattutto per un totale di 957 anni di prigione. Non sarebbe mai più potuto uscire di prigione. E questa è la fine del processo di Jeffrey Dahmer. Ma non è finita qui, perché voi penserete che sia finita qui, e invece no. Un agente del carcere, dove era rinchiuso Dahmer, il giorno dopo decise di portare tre uomini ai lavori, ovvero un uomo bianco che era stato condannato per aver ucciso la moglie e per aver scaricato la colpa addosso ad un nero. Dahmer, Jeffrey Dahmer, colpevole di aver ucciso 17 vittime. E di fianco a lui un uomo alto più di 2 metri, Christopher Scarver, totalmente schizofrenico. Dopo che la gente torna indietro, vede l'uomo, vede Christopher, vede guardarsi le mani, piene di sangue. A fianco ci sono i cadaveri dei due uomini. Dahmer viene dichiarato morto nel 1990. Sbaglio anno. Ho sbagliato. Dahmer viene dichiarato morto il 28 novembre del 1994. Quindi ho sbagliato prima, non era nel 1990, ma era nel 94 in cui è stato condannato Jeff. Quindi è finita. Il cannibale di Milwaukee è stato ucciso da Christopher Scarver, che tuttora Scarver è in prigione e è stato condannato per altri due ergastoli per aver ucciso due suoi compagni di cella. La salma di Dahmer è stata riconosciuta dal padre, Lionel, che è davvero disperato nel vedere suo figlio in quelle condizioni. La storia finisce qui. Bene, belli di casa, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che quest'altra puntata dei Gialli di Matte vi sia piaciuta. Questa sera abbiamo parlato di Jeffrey Dahmer, il cannibale di Milwaukee. Spero che vi sia piaciuta. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, sostenete questo canale per continuare. Per continuare i video di questo canale e soprattutto aspettatevi altri video reaction nel futuro. Ora, da Matte, che è anche mezzanotte e 40, quasi 20 all'una, io direi che posso concludere qui. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale, di sotto troverete la playlist in descrizione e ci vediamo ad un prossimo video. Da Matte è tutto. Ciao ragazzi.